Pioggia di gol al centro sportivo Gudini tra Rieti e Castelnuovo. Finisce 4-3 per gli abruzzesi, capaci di rimontare l'iniziale svantaggio. Di Fabio opta per Fagioli in attacco e Foglia sulla tre quarti, mentre sulla mediana c'è Bregasi con Loviso. Dopo la squalifica torna dal primo minuto in difesa Capitan Terrenzio. In casa Rieti peseranno le assenze di Marchi, Tirelli e Di Fioretti, passate in settimana al Pineto. Arbitra Luongo di Napoli. Al primo affondo i padroni di casa passano in vantaggio. Sulla destra sfonda Gualtieri che mette in mezzo un pallone velenoso. Natale riesce solo a smanacciare il più lesto di tutti, e Galvagno che di testa mette in rete. Il Castelnuovo non riesce a rendersi pericoloso, allora il Rieti prova subito a scappare, ma questa volta Natale si fa trovare pronto e disinnesca la punizione calciata da Sedak. Si aprono gli spazi e il Castelnuovo comincia a creare giocate pericolose. La prima al 19esimo con D'Egidio che al volo conclude a lato. La difesa reatina è attenta ma non può nulla al 27esimo quando Loviso da calcio piazzato disegna una parabola a Beffarda che batte Scaramuzzino. Un minuto i neroverdi compiono il sorpasso. Scaramuzzino sbaglia l'appoggio ad un suo compagno, ne approfitta Fagioli che viene steso in aria. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e decreta la massima punizione. Dal dischetto si presenta Loviso che batte il portiere e in 2 minuti ribalta il risultato. Ma anche il vantaggio teramano dura pochissimo perché dagli sviluppi di un calcio d'angolo Scogna Emilio sotto misura batte Natale. Sotto una pioggia battente la partita si fa vincente e al 34esimo l'occasione per passare in vantaggio capita sulla testa di Abercon, ma il giocatore del Rieti da distanza ravvicinata conclude debolmente. Gol mangiato, gol subito. Questa volta è Fagioli ad approfittare di una leggerezza della difesa reatina e trafiggere con delizioso pallonetto il portiere in uscita. Sul finale di primo tempo il Castelnuovo ci prova ancora, ma Scaramuzzino è bravo a distendersi e dire di no ad Egidio. La ripresa regala ancora emozioni. La prima all'11esimo con il Rieti che perviene al pareggio. Errore in fase di disimpegno di Bregasi che si fa soffiare il pallone da Vari con il numero 10 che a tu per tu con Natale non sbaglia. Tutto da rifare per Terenzio e compagni, ma al 27esimo in Rieti rimane in 10 uomini. Fa lo sciocco da dietro di Tiraferri su Foglia che lascia i suoi in inferiorità numerica nell'ultimo quarto d'ora di gara. Allora il Castelnuovo ne approfitta subito con lo stesso Foglia che al 31esimo si mette in proprio e da 25 metri fa partire un bolide che prima bacia la parte interna del palo lungo e poi finisce in rete. In 10 uomini la reazione del Rieti non arriva, anzi è il Castelnuovo ad avere l'occasione per arrotondare il punteggio, ma il rigore concesso per fallo su Fagioli viene fallito da Di Ruocco. Con questa vittoria il Castelnuovo mantiene saldamente la seconda posizione in attesa del derby di domenica prossima contro il Real Giulianova.